a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 92esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora ragazzi, siamo qui con il nostro DAF, sempre il nostro DAF. In questa puntata arriveremo a Bremen e penso lì prenderemo un garage, perché non ho voglia di andare troppo lontano. Comunque adesso vedremo il mio... quello che vorrei fare io è prendere un garage a Linköping, o comunque Södertalje, lì, no Södertalje, Stoccolma, quei dintorni lì, mi sembra che sia la città più vicina. Sì, infatti Stoccolma, Stoccolma comunque io lo vorrei prendere qui a Linköping. Vediamo se riusciamo a salire. Siamo un po' sotto Esbjerg mi pare adesso, un po' sopra. Stiamo scendendo in direzione Kiel. Ci mancano circa 6 ore qualcosa, poi arriviamo a Bremen e scarichiamo. Per chi non se lo ricorda, ah, comunque non so se vi avevo detto nella scorsa puntata di ricordarvi cosa c'era scritto. Io non mi ricordo cosa c'era scritto, ma sicuramente non era scritto APL, per cui i trailer ce li cambiano durante mentre chiudo il gioco e lo riapro. Cambiano. Comunque ho fatto un po' di strada per conto mio, nel caso non abbiate notato. Poi dovremmo anche riparare un attimino il camion, perché comunque al danno 5%, comunque sono i danni che ti fa l'usura mezzo, insomma. Non è danno che ho picchiato. Mi ci è capitato prima all'occhio mentre guardavo qui. 270 quintali col 4,10, ragazzi, vi ho risparmiato la strada in salita, perché era una morte. Cioè, salire a 70 all'ora, proprio non vedo. Se non fosse perché io mi prendo Scania già adesso. Ho messo dentro, ragazzi, un sacco di mod nuove, tra cui un man. No, scusate, ve li faccio vedere che faccio prima. Ho messo il DAF? Non questo. Il DAF di Oaha. Quello lì che ha fatto anche i Volvo, comunque, questo qui. Mamma mia, che brutto. Ho messo dentro il Premium, un Renault che ha tanta personalizzazione, cioè tanta no. Comunque, secondo me è il migliore dopo averli visti. Adesso in teoria ho cercato le top mod che ci sono su Euro Truck, e secondo me il migliore è sempre lo Scania DRJL per personalizzazione. Cioè, guardate quanti puntini abbiamo. Cioè, sembra che ha la varicella. E poi ho messo il Renault T. So che avevo detto che io avrei aspettato quello della della SCS Software col DLC France. Però ragazzi, sinceramente poi so già che sì, qui c'è un problemino, che quello della SCS Software sarà meno personalizzabile di una mod, per cui mi sono scaricato questo Renault, che comunque proveremo tra miliardi di episodi quando avremo. Perché io mi farò il mio Scania 420, l'R420, che sinceramente adesso siamo al livello 15 mi pare noi. Voglio arrivare al livello 14, voglio arrivare al livello 18 per un altro camion. E poi voglio vedere a livello 15 che motori abbiamo. A livello 15 abbiamo un 490. Io non vorrei prendere il 4,90 facendo lo streamline, vorrei prendere un 4,80, non Euro 6, sarebbe l'Euro 4 da prendere però. Vabbè, noi... Ah, anche la coppia più... è migliore allora questa? Sembra di sì. No. No, scherzavo, ho detto una cavolata. Questo qui ha più newton metri. Vabbè, prenderemo... Sto quasi pensando di prendere il 4,80. Tanto non cambia. Cioè, 4,20 ragazzi, poi... Anche un 4,40, ma 4,40 mi pare che non esisteva l'Euro 4, invece sì. Come non detto, mi sono sbagliato con l'altra serie. Nulla, per cui se lo prendiamo 4,20 non lo prendo più. Prendo almeno 4,40. Cioè prenderò 4,80, ve lo dico subito, sarà un 4,80. Questo perché non voglio, a parte che uno Scania, ma non voglio perdere troppo tempo. Non so se avete sentito fischiare il telefono, che mi dimentico sempre di mettere il silenzioso. C'è una persona che mi ha commentato che si chiama Barbie Barbie.
mi scrive, ma sì. Ragazzi, durante Eurotrack io ogni tanto prendo l'occasione per leggere i commenti che mi scrivete. Tipo sto qui mi ha appena scritto che non è Alice perché io ci vivo. Scusa se il mio paese ce l'ho registrato. Vorrà dire che sarà. Comunque lasciamo perdere. Aspettate che qui. Quando fa sti casini il tracchiere mi fa venire un nervoso. Cioè non capisco, non c'è niente, non è sporco, non è niente. Eppure deve fare casini. Poi mi fa piantare. Guardate, guardate. Cioè proprio. Adesso riprendiamo. Avevo registrato già qualche video di sera, non dava più problemi. Ne sto registrando uno di giorno. Da problemi. Allora, proviamo a muovere un pochino la telecamera. Adesso andiamo storto. Perfetto, proviamo così. E sinceramente non. Che poi non è la telecamera, è il sensore lì. Sinceramente non so più cosa dire. Qui non è che abbiamo qualcuno di fianco. Molta paura quando siamo così. Perché mi sembrava di aver sorpassato qualcuno, ma. Quando sei in questi casi qui, che non si ha quello specchio lì, è molto pericoloso perché sulla destra non vedi col camion. Potrebbe esserci una macchinina lì e tu ci vai contro. Noi dobbiamo dormire. Vediamo tra quanto. Abbiamo 4 ore e 40. No, devi darmi. Sì, ci abbiamo un sacco di tempo. Se lo sapevo mi fermavo qui. Vabbè, dai, 6 si dorme, mi pare 10 ore su Eurotrack. Sì, ultimamente ragazzi stiamo facendo viaggi notturni. Solo di notte giriamo noi. Un pochino un peccato perché comunque voi poi da YouTube vedete meno. Però non ci posso fare niente. A fermarmi perdo soldi. Farmi una pausa di più. Abbiamo appena superato gli 8000 km. Sì. Intanto c'è la nostra cara amata bussola che finalmente non ci serve più. Sapete, fare 8000 km sempre con la cartina in mano. Che casino. Vabbè. Qui ci sono gli scanni a quattro assi. E niente, dai. Adesso. Scusa, starei parlando, Non sbadigliare mentre parlo, maleducazione questa. Oggi sarebbe esattamente. Il 4, quindi domani uscirà il trailer della Giants, un nuovo gameplay, scusate, non il trailer. Un nuovo gameplay e io sono proprio, scusate, mi sono grattato la testa, stavolta è colpa mia. Sono proprio curioso di vedere se si vedrà la 3D Soil, cosa che ne ha parlato la Giants al Farmcon, se si vedrà la 3D Soil sui campi. Perché nel primo trailer si è visto solo praticamente due stupidate. Quello lì cosa voglio fare? Super o non super? Dai, su che mi devo infilare io qui. Io ci scalo già mezza marcia perché. No, ce l'avevo già. Perché so già che poi ci muore su di qua se non il camion. Questo qui con la Mondeo sta dietro al Pons. Oltretutto è un bel Pons, Non ha neanche la Reflection. Questi qui, non so, presi da farming, sono fatti bene. Anche i T8 tipo che prende da farming, non so. Per cui, boh. Siamo davvero lunghi, qua, dobbiamo starci attenti. Vabbè, oramai il viaggio è praticamente giunto al termine. Dobbiamo starci attenti perché. A parte che qui dovremmo essere all'altezza di Kiel, un pochino sotto. No, praticamente uguali. Perché è davvero molto lungo, per cui. Niente, vediamo un po'. Questo semirimorchio qui. W, Wabers. No, Wabers sono gialli. Poi, non so, cioè. Lì c'era scritto qualcosa, sto la scritta rosso. Non so perché, ma la ditta, la Wabers, per esempio, quella gialla, fa sempre. Gli autisti si vedono sempre foto che sono sempre incastrati da qualche parte. O. Fanno sempre danni, insomma. Non so. Assumeranno gente che non è in grado di guidare. E vabbè. No, qui dovevamo fermarci. Vabbè, dai, ci fermiamo alla prossima. Abbiamo ancora. Sì, dai, 33 minuti. Dovremmo farci.
Ok, scusate ragazzi. Allora, qui c'è questo qui, Ekeri. Col Volvo. Sembra di quelli del nord, su di là. Sarà venuto. Dai, però no, non mi sono fermato nemmeno qui. Perché parlo e mi dimentico? Ora andiamo fuori. Dov'è la prossima che ci fermiamo? Qua. Perché a fermare. Vabbè, dai, proviamo a vedere, tirare se riusciamo fino ad arrivare là. Se no niente. Se non ce la facciamo fa niente. Dai, pensavo di iniziare, dicevo, dai, che inizio e inizio e finisco, ci compriamo. Tanto là sono comparate le torri una dopo l'altra. Inizio e finisco comprando, cioè inizio e finisco comprando garage, ma mi sa che qui se andiamo avanti così quanto c'è ancora di strada? 2 o 3 ore, come siamo messi a video? Video, dove cavolo è? Solo 11 minuti, allora possiamo andare avanti alla stragrande, pensavo fossimo molto più tempo inoltrato, tipo già 20 minuti. E niente, dai, qui. Questo qui mi vede che c'ho la freccia, non mi fa neanche infilare. C'è il divieto di sorpasso, ormai sorpasso, su. C'è sto qui davanti che si porta un class che va pianissimo. Oltretutto sarebbe. Cioè, qui dalla SCS sono tutti lenti i camion del traffico. Non so se c'è qualcosa per farli andare. Non dico tanto, ma un pochino più veloci. Una mod che li faccia andare più veloci, perché c'è. Sei sempre a superare, non ti vedi mai un camion che ti supera, mai. E dai, il tracker che rompe le scatole. No, aspettate, dov'è che dobbiamo andare noi? Dov'è che è la strada chiusa? Più che io non me lo ricordo. Questa è la strada chiusa, questo tratto qui. Per cui noi in teoria non la becchiamo nemmeno la strada chiusa, perfetto. Ok, 4 metri, boh. Noi siamo più bassi di 4 metri. Ci sono tutti questi svincoli fatti strani qua. Ora qui dobbiamo stare attenti perché da una parte c'è il divieto. Allora, code. I camion possono stare sia di qua che di là. Solo di qua adesso. Ecco, ci sono presi anche la multa. Di là in teoria col camion non possiamo andarci. Non chiedetemi perché, ma non possiamo andarci. Vabbè, qui c'è il limite dei 60, ma lo sapete che noi andiamo anche un pochino più forte. Perché comunque non. Se non vediamo la fotocell, non noi andiamo. Lì non l'ho vista prima quando ci ho dato la multa. Perché a volte neanche ci sono. Dai, sto coso che continua a sbadigliare. Basta che non mi viene il colpo di sonno che faccio un disastro, poi. Dai, è una macchina. Dagli un'accelerata e superalo, sto qua. No, ne, mi devi far frenare. Gente stupida che c'è. Ora qui mi ha fatto perdere la rincorsa. Sì. Dai, però, non puoi fare una cosa del genere. Non mi puoi inchiodare davanti. Eppure. Sì, po poi riparte come se niente fosse. Cioè, era lì ma mi ha inchiodato davanti. Ma. Io a volte vorrei togliere il traffico per questo motivo. Cioè. Non ha senso. Cioè, sei lì davanti e ti inchioda. Ma poi non è che rallenta, io appena ho visto che ha acceso gli stop ho frenato perché lo sapevo che mi sarebbe venuto, che gli sarei andato contro. Poi noi ci picchiamo contro da dietro, abbiamo torto, per cui. Poi sto DAF non cammina, siamo ai 50 all'ora. Siamo in penultima marcia, 50 all'ora. Tu con l'autobus fammi passare. Ci sono gli alberi, non ho mai visto gli alberi, questi crocini qua, tipo. Non è che questo sarà uno degli ultimi viaggi col DAF. Poi glielo darò a un autista, sperando che non si lamenti. E se si lamenta, amen. Io ti pago per lavorare, ti do il camion che voglio.
Oh, ma cos'è oggi? Non riesco a fare niente, non sono neanche più in grado di guidare, mica abbiamo fatto altri danni, né? No. Sì, ora non riesco a partire. Ragazzi, non va. Cioè, sto ancora sfrizionando da un quarto d'ora. Cosa vuol dire avere un mortorio di camion? Cioè, non riusciamo a salire i 20 all'ora. Vabbè, pazienza, dai. Questo viaggio è andato, cioè, perfetto. Non ho toccato da nessuna parte. Alla fine ho fatto due incidenti. Quest'ultimo ci poteva stare perché comunque è colpa mia. Ma l'altro, no, mi ha inchiodato davanti, dai. Quasi quasi tolgo il traffico. No, ma poi non c'è più gusto. È che poi andare in multiplayer. Ci vorrebbe che in multiplayer si potessero usare le mod. Ognuno ha le sue. Come ci sono i DLC, no? Ognuno ha il suo DLC. E chi non ce l'ha non lo vede. Vede il camion brutto, che ci mancano dei pezzi. Come per esempio ho notato io che. Io ho il DLC. Con un altro che non ha il DLC vedeva il mio camion tutto brutto, senza alcuni pezzi, senza le ruote. Vabbè, però io lo vedo bene, a me non interessa cosa vedono gli altri. Per cui non sarebbe da fare una cosa. È che voi mi direte, sì, caricare i miliardi di mod che ci sono per Eurotruck sul server del multiplayer è un casino. È come farming alla fine. Però vabbè, in effetti. E dai, costi di osservanza. Ah, forse sapete che non ci siamo presi la multa prima, ma in osservanza dei tempi di guida. Può essere. Può essere, prima quando dicevo che non ho visto la fotocellula. E rallentiamo. Rallentiamo. Ci infiliamo qui, questo c'è a Texaco. C'hanno i musi avanti, sti qua. Salve Scania. Cos'è questo? Un 4,90 sembra. Non è che perché si può vedere che sia un 4,90. E infatti, perché essendo streamline, quelli streamline dell'SCS sono quasi tutti R490 che ci sono nel traffico. Portiamo questo carico a destinazione e ciao. Noi vediamo sempre di notte. Tipo adesso stava venendo giorno. Abbiamo fatto la pausa, è venuta. Sta venendo sera. È sera. Pazienza, dai, almeno forse c'è un po' meno di casino per le strade. Come, ecco, un'altra cosa che c'è su American Truck, che ne parlavamo, mi pare, nello scorso episodio, che su American Truck sulle stradine strette e di notte non c'è praticamente nessuno. E invece qui su Euro Truck è come un'autostrada, c'è tanta gente quanto in un'autostrada, in una statale. E tanta di giorno quanta di notte. Su American Truck di notte c'è molto meno traffico che adesso. Dai, che poi secondo me io avrei impiegato una buona mezz'ora in meno, sapete, se il camion si decidesse ad andare. Perché ad esempio adesso siamo partiti un quarto d'ora fa, siamo ai 68 all'ora. Ma se ne perde tanto tempo con il camion che non va, eh. Cioè, guardate. Sono a fondo dall'inizio. Perché oramai. Cioè, con lo Scania, quando c'avevo il mio 730, non andavo quasi mai a fondo come acceleratore. Con questo oramai non posso non andarci, perché sennò si ferma. Dai, guardate, non siamo anche scesi invece che salire. È proprio noioso andare con questo camion. Adesso mi sono appoggiato il mento sul volante. Almeno mi riposo, mi faccio un po' di dormita. Dai, abbiamo fatto 246 km da quando ho detto che ne avevamo fatti 8000. Per cui va bene. Qui rallentiamo un pochetto. Mettiamoci normali. Se no facciamo dei disastri. Ecco, come non detto.
non è FedEx. E frena, 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 che non ci fermiamo più, non ci fermiamo più, non ci fermiamo più. Ci siamo fermati. Poi anche le marce, i rapporti che ha questo DAF fanno schifo, cioè i primi 4-5 sono cortissimi, si cambiano uno dietro l'altro. Gli altri non riesci mai a cambiarli perché sono troppo lunghi. Il camion che più vi sconsiglio è il DAF. Mi ha fatto fare il giro dell'Oca. Vabbè, poi dopo ci ripasso di lì perché ci sono il concessionario e l'azienda di reclutamento lì. Non voglio scoprirle. Intanto ho resettato gli achievement di Steam e me li sto rifacendo tutti da capo con la nuova carriera. Poi è pesantissimo come carico, non si ferma mai più il camion. Poi essendo abituato, oramai mi sto un po' abituando anche così, ma ecco che sbaglio tasto poi. Essendo abituato che per esempio quasi tutti i camion che mi facevo io nell'altra carriera, che avevo tutti i camion, i soldi belli, i camion belli, c'avevano un retarder e il retarder ti aiuta tanto. Qui non c'è. Dai, ma perché sbaglio sempre tasto ogni secondo? Ora mi dà che passo col rosso, magari. No. No, perché le frecce? Vieni verde, su. Acceleriamo un pochettino. Distruggiamo questo DAF che tanto fa schifo. Andiamo. Mi sa che a prendere lo Scania P230 era meglio. Però vabbè, dai, saperlo adesso. Non so quanto sarebbe stato meglio, perché 230 cavalli sono... qui non mi fermo. 230 cavalli sono pochi. Sì. Ciao, bello. Sono proprio pochi pochi, per un bilico. Però è un casino, cioè, anche il DAF 410 sono pochi lo stesso. Dai, 100... Abbiamo speso più soldi in questo viaggio che quanti ne guadagniamo. Vabbè, dai, vorrete dire che ho speso 52.000 dollari? Euro. C'è un Pantene. Pantene. Fanno anche la pubblicità. Che marcia è? Quarta. Allora mettiamo questa corta. Allora, vediamo di fare una manovra fatta bene. Basta, frena. Ho spento anche il camion. Ce l'abbiamo fatta, 1135 km, alleluia. E non siamo neanche passati di livello. Io volevo arrivare al livello 16, ragazzi, per comprare, per vedere, sì, quanto mi costava comprarmi questo camionetto qui. Questo qui. No, beh, così lo vedo, ma ovviamente né 500 né top line. E magari un high line, un normal, un R480, giusto per curiosità. Se no, diamo un'occhiata a questo, che questo qui costa davvero davvero poco. Streamline, e questo era lo streamline che dico io, non quelli che fanno adesso. Motore, però dammi almeno un 4 e 50. Cambio anche senza retarder mi accontento. Interni vanno bene, vanno bene questi. Poi al massimo ci metto il navigatore. Colore, no, no, diamo un colore, questo qui rosso, dai. Vabbè, qui ora c'è tanta roba. Sì, più o meno, vabbè, dai, ci vanno bene anche così. Cioè, c'è tanta personalizzazione anche in questo 143. Sono 99.000 euro. Io me lo sarei preso, sapete. Se l'avrei messa prima, me lo sarei preso. Track of the Year dell'89, il 143. Sì, ci credo che ho il Track of the Year. Brutte però messe così.
E qui c'era scritto Saab Scania, eh? Sì, infatti. Me la ricordo io. Non che ci fosse nell'89, però. Mi ricordo queste cose. Alcuni ce l'hanno. Ce l'hanno queste. Non so se, non so se è una cosa tipo che metti e togli facilmente. Non penso, eh. Però alcuni ce l'hanno, a volte alcuni no. Comunque dai ragazzi, puntata dove abbiamo concluso il camion, io me lo comprerei questo. Se no c'è la serie 4. Dov'è la serie 4? Ah, aspettate. Come siamo messi a video? 26 minuti, dai, tiriamo ancora qualche minuto. Ah, però non ne abbiamo. Vediamo il DAF Euro 6, quello di Oaha. Oaha. Vabbè, quello lì, insomma. Questo qui. Allora, cabina, la space. Beh, più o meno tutte le cose di base, almeno un 4,60. Va bene. Questo qui che costa? Ah, ecco. Questo qui, più o meno, poi vabbè, questa qui non si può togliere. Mi sa che sarà già più o meno base. Cos'è sto schifo? Andiamo a metterci l'originale. Perché è un telaio così brutto? Qual è che mi costa meno? Vabbè, lasciamoci questo. 109.000 euro però. No, non si prende, non si prende, non si prende, non si prende. Stock, ah, ok. Pipes. Vernice, no, che brutto. Vabbè ragazzi, volevo vedere anche il Renault, ma diamo un'occhiata se sì che voglio uscire. Voglio vedere se è questo qui che c'ho a Bremen. Sì. Metti caso che abbiamo fortuna, è questo qui, e ci diamo un'occhiata anche come sono i Renault. Sicuramente sarà uno che avremmo già, ma comunque dobbiamo scoprirli tutti, per cui. Ma ecco un Volvo, ecco cosa ci vuole, il Volvo. Vorrei che questo fosse anche un Volvo, magari. Taglio la strada a tutti io. Andiamo, andiamo, e dai, si spegne, non parte neanche in prima, lunga, vuoto. Cioè, proprio fa ridere come camion. Cioè, ma partire in prima, lunga, vuoto, ci vuole un attimo. Andiamo, andiamo, so che c'è fretta. Il concessionario? No, questo qui è un altro. Mi pare DAF, sapete? Sì, infatti, DAF. E io cosa me ne faccio della DAF adesso? Un'altra. Cioè, adesso voglio vedere quanti concessionari ho di un solo tipo. Tanto c'ho il DAF, lo metto qui in assistenza, che mi aumentino un po' la centralina. Basta che cammina un po' di più. Quanti concessionari abbiamo tutti uguali? DAF, Iveco, Mercedes, ho qualche mod. C'ho un Mercedes mod io, ragazzi. Adesso guardiamo anche questo. Che non è questo, ma è questo. Si vede perché la dà un attimino di laggatina. Ma no, ma è bruttissimo. Sì, vabbè, un serbatoio, vai, no, mettiamoci. Motore, dammi un 4,50 almeno. No, i Mercedes sono cari, eh. No, no, cioè uno schifo del genere non può costarmi 114.000 euro. No, no. Sì, vabbè, queste qui sono le texture che mancano. No, no, lasciamo perdere anche il Mercedes. Invece il Mercedes l'MP3. Questo. Sì, però già questo ha qualche optional, mi pare. Sì, infatti, dammi un 4,56. Non sembra poi così male, da comprare. Plastica. Vabbè, già, è già di base. Questo non si può togliere, questo sì. Verniciatura, dammene una. Vabbè, 98.000 euro. A me non mi piace per niente il Mercedes così. Questo è l'Actros, bruttissimo così basso.
E invece vediamo quello l'MP4. Più o meno sarebbe questo. 104.000 euro. No, un po' di più. Mettiamo 450. Più o meno è quella lì la. Bello. Sono tutti colori metallizzati del DLC questi. Vediamo cosa riusciamo a toglierci, ma non penso più di tanto, infatti. 102.000 euro. Non è così tanto anche questo. E basta, altri non ne ho. Altri non ne ho. Mi pare di ricordarmi. Perché Scania, Iveco non ne ho mod di. Sì che ho una mod di Iveco. Vediamo anche l'Iveco. Facciamo una puntatina un pochino più lunga. Ho l'Iveco iRoad. Questo qui. Vediamo un po'. iRoad. Eh sì, 153.000. Poi è sempre un Iveco, no? Però questo è sempre un Iveco, cosa vuoi che sia? Standard, sì, però dovremmo mettere quelli qui, che sono brutti, mi costano anche una cifra. Sì, così abbiamo la cabina alta, ma in realtà non è vero. Vabbè, mettiamo questi per il momento. Colori, fa schifo, cioè, cabina ba. Ah, beh, togliamoci le minigonne. Sì, ma non è che cambi poi più di tanto. Gli specchi non si possono cambiare. Cioè, 150.000 euro per uno schifo del genere. Quelli che, a cui piace gli Iveco non si offendono gentilmente. Voglio provare un ultimo Scania, che io ho una mod di Scania. Un altro tipo di Scania. Che sarebbe lo Streamline. No, non. Dici che non ho di Scania Streamline da poter configurare. Sono tutti R. Va bene. Tuned normal. È già caro. Io vorrei prendere almeno questo. Ribassato. Però un 480 euro 5. Standard 1950. Sì, più o meno. Senza optional siamo sempre lì, che caro. È carissimo. Scanietto, Scanietto, sei troppo caro. Non posso ancora comprarti. No. Guardate che è brutto così. No. Però vorrei vedere. Tuned top line. Tuned top line è bello, eh. Cioè, già questo qui è un signor camion. In più custom. No. V-type com'è? No. Volendo poi possiamo anche cambiare. Mettere le cose fatte bene. Cioè questo è già un camion con la C maiuscola. Poi possiamo, vabbè, ancora cambiare qualcosina qui e qui per farlo rendere ancora più bello. È già un camion questo. Va bene, dai ragazzi, per questa puntata chilometrica di esattamente, ce lo trovo, ve lo dico, 34 minuti è tutto. Quindi da Dan è tutto. Ciao a tutti.